Amici di Atti Sport 24, benvenuti ad una nuova puntata di Telescopio Azzurro. Abbiamo il grande piacere di avere oggi insieme a noi il giornalista di Infonapoli 24, Vincenzo Capuano. Ciao Vincenzo, benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao Andrea, grazie a te per darmi questa opportunità. Vincenzo, iniziamo da quello che è stata l'ultima uscita ufficiale. Quale eredità ha lasciato al Napoli il pari conquistato domenica a Roma? Ma guarda, secondo me questo è un buon pari. È logico che chi come noi lavora soprattutto sull'ambiente Napoli avrebbe preferito una vittoria, perché comunque poi c'era un record da inseguire. Dopo 8 vittorie non ci fa anche un po' la bocca, però insomma, sapere che hai pareggiato all'Olimpico contro la Roma, tra l'altro la partita era quindi da giocare fuori casa con quasi il 100% del pubblico allo stadio. Ti lascia comunque una consapevolezza di poter fare cose buone in futuro. Quali sono gli aspetti del gioco su cui questo gruppo può continuare a migliorare? Dov'è che Spalletti e con il suo staff possono ancora far crescere questa squadra? Vedi, è difficile perché adesso comunque la difesa ha fatto bene, l'attacco non si può dire che abbia fatto male, quindi veramente è difficile poter dare dei consigli a Spalletti. Sicuramente forse c'è ancora qualcosina da migliorare sulla tre quarti, dove magari sono stati un po' meno continui i calciatori tra Zielinski magari e Lozano e Politano, però anche loro comunque in altre partite ci hanno fatto vedere cose buone. Diciamo un po' meno, anche forse Insigne, ma lui lo sappiamo, è più un aspetto mentale, ha sbagliato un paio di rigori, eccetera. Ma veramente qui volendo cercare il pelo nell'uovo, non posso dare qualcuno di nome, però in effetti nella totalità è un gioco che ha portato solo a buoni risultati, quindi davvero, davvero poco può migliorare. Il Napoli fino ad ora può contare sulla difesa meno battuta del torneo. Questo è un merito che dipende principalmente dal valore dei giocatori, ne cito uno su tutti, Kalidou Koulibaly, oppure è stata bravura, possiamo attribuirlo alla bravura del tecnico e all'organizzazione che ha saputo predisporre. Ma secondo me entrambe le cose, perché la qualità c'è e c'era anche l'anno scorso, perché secondo me Rahmani è un giocatore che forse qualcuno ha valutato un po' troppo presto, ma a me già da quando giocava al Verona sembrava un ottimo giocatore. Manolas purtroppo secondo me non l'abbiamo mai conosciuto realmente, perché ha avuto sempre problemi fisici che non ci hanno fatto effettivamente conoscere quello di Roma. E comunque anche lì c'è qualità, e c'è qualità anche sugli esterni, dove forse aspettiamo ancora da tempo Goulam, che viene convocato regolarmente ormai da un mese, ma di vedere il campo non se ne parla, però comunque c'è la qualità della rosa già costruita dal Napoli. Poi ci sono anche due ottimi portieri, quindi figurati, c'è già qualcosa su cui lavorare. Poi, certamente, se è la miglior difesa e non una difesa che ha preso già 5-6 gol, c'è del merito anche da parte del tecnico, perché era lo stesso pacchetto arretrato anche l'anno scorso, ma le cose non sono andate proprio così. Certo, assolutamente. Credi che con l'incalzare degli impegni e con l'accumularsi della fatica nelle gambe dei giocatori, rispetto al precedente ciclo di partite, Spalletti potrà ricorrere a un maggior uso delle rotazioni, oppure si insisterà sul canovaccio a cui abbiamo assistito fino ad ora? No, secondo me già da domani vedremo qualche cambiamento, anche se Spalletti ci ha in conferenza un po' fatto capire che forse l'unico ballottaggio sarà tra Politano e Lozano, ma io non so, secondo me già Elmas potrebbe avere spazio domani con la Salernitana, ma anche in effetti Demme ha ritrovato il campo, ad esempio, facendo riposare. Se non ero in quell'occasione, chissà, ma prima o poi dovrà riposare anche Fabian. E secondo me, anche in difesa, anche se stanno facendo ottime cose, prima o poi un Di Lorenzo, un Mario Lui dovranno rifiatare. Quindi, anche se non proprio tra Bologna e Salerno,
Comunque nelle prossime settimane qualcuno che ha visto di meno il campo dovrà giocare per forza di cose. Domani, decima giornata di campionato, arriva al Maradona il Bologna. Che partita ci possiamo aspettare? Al cospetto di una squadra che scenderà fuori grotta, sicuramente vogliosa di riscattare la beffarda sconfitta incassata sabato contro il Milan e causata anche da qualche contestazione sulla prima espulsione. Ah, mettiamola così. Sì, guarda, io devo dirti la verità, avendo rivisto i due episodi, anche sulla seconda avrei qualcosa da ridire, nel senso che a me sembra che Soriano non cerchi di far male l'avversario, semplicemente mette un piede in modo sicuramente sbagliato, ma comunque per contrastare un cross, e l'espulsione diretta ci può anche stare, però la domanda che mi faccio è poi a parti invertite, la Big rimane in 9 con un fallo del genere? A me, ecco, rimangono purtroppo questi dubbi, come sono rimasti per tutta la giornata di campionato su diverse valutazioni arbitrali. Sappiamo anche che Anghissà avrebbe potuto avere un rigore a favore con la Roma, che non è stato neanche rivisto. Quanto è successo poi al Bologna, l'abbiamo visto. E purtroppo questo, ecco, va solo a sfavore del Bologna, che domani vorrà fare sicuramente la sua prestazione, ma la dovrà fare senza due squalificati. In più c'è qualcuno fuori per infortunio. Arnautovic non sarà neanche della gara, quindi sì, sicuramente scenderanno in campo i migliori di questo momento, ma che non saranno forse quelli, diciamo, i titolarissimi di Mihajlovic, perché già Sommaro e Arnautovic lo sono. Soriano è uno che gioca abbastanza spesso, già loro non ci saranno. Non da sottovalutare la gara, però ecco, sicuramente non sarà il miglior Bologna a disposizione del tecnico. Chiudiamo con un'ultima battuta, l'ho accennato anche prima, ma io ti chiedo, in questo momento nel quale Zielinski è decisamente al di sotto dei suoi abituali standard di rendimento, il polacco potrebbe essere rilevato per qualche partita da Elmas, oppure è preferibile lasciarlo in campo per far sì che possa carburare e trovare la miglior condizione? No, a mio avviso nelle prossime due gare, una secondo me non la inizia a titolare, ma anche appunto per il discorso però fatto poc'anzi, che comunque c'è bisogno di far ripiadare un po' tutti, forse lui sarà uno dei primi, perché come mi dicevi tu, come sento un po' anche da altri colleghi in giro, non sta rendendo al meglio. E torna anche da un piccolo fastidio fisico. Mi sembra che in Europa League non era proprio convocato, però insomma conosciamo le qualità di questo giocatore, e quindi è anche forse per questo che pretendiamo un po' tanto da lui, e sicuramente può fare di più, mentre Elmas sta dimostrando sempre di più negli anni la sua qualità, e quindi non vedo perché non potrebbe partire titolare già con il Bologna. Va bene, siamo così giunti al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Vincenzo Capuano per averci fatto compagnia e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Vincenzo, grazie. Ciao Andrea, sono io che ti ringrazio, e ringrazio anche chi ci ascolta. Ciao.